Bene amici di Medico Snake, benvenuti in questa nuova video recensione. Allora, prima di andare avanti voglio ricordarvi di cliccare sulla campanella presente in basso a questo video per attivare tutte le notifiche per i prossimi video che saranno pubblicati qui sul canale di Medico Snake. Ok, detto questo, torniamo a noi. In questo video parleremo di computer. Io ne ho acquistato uno personalmente qualche tempo fa ed è un computer portatile del produttore HP modello 250G4 e, come dice il titolo di questo video, un computer non molto esigente ma dalle buone caratteristiche. Detto questo, andiamo a scoprirlo insieme nella video recensione. Come di consueto, partendo dalla confezione di vendita, all'interno, oltre al computer HP 250G4, troviamo anche il caricabatterie proprietario da 19,5 V e un libretto rapido delle istruzioni. Per quanto riguarda le dimensioni di HP 250G4, abbiamo un 38,43 cm di larghezza per 25,46 cm di altezza per 2,43 cm di spessore con un peso di 2,100 kg. Parlando dei materiali che compongono HP 250G4, esso ha un corpo completamente in plastica sia nella parte inferiore sia nella parte superiore. Nella parte inferiore vanno ad ospitare le due griglie per gli altopalanti di sistema e la batteria a 3 celle a ioni di litio da 2200 mAh. Sul lato sinistro va ad ospitare il jack di connessione per la ricarica, il LED di notifica che ci sta ad indicare lo stato di ricarica del computer, una griglia per il dissipatore per la fuoriuscita dell'aria calda, una porta VGA standard, una porta Ethernet, una porta HDMI, due porte USB 2.0 e il jack da 3,5 mm per la connessione delle cuffie oppure il microfono. Il lato destro va ad ospitare il lettore masterizzatore CD-DVD, una porta USB con tecnologia 3.0, un'entrata per i vari tipi di memoria come le SD card e due LED che ci stanno ad indicare lo stato d'accensione del computer e l'uso dell'hard disk. Nella parte superiore, posta sopra il display, troviamo la fotocamera VGA da 2 megapixel con microfono integrato e LED di notifica d'accensione. Non appena viene aperto il display del computer, sotto di esso troviamo la comoda tastiera con tastierino numerico già integrato e più in basso troviamo il trackpad con i pulsanti destro e sinistro dalle buone caratteristiche. Parlando della tastiera, i pulsanti sono ben distanziati tra di loro, morbidi e silenziosi durante la digitazione e non creano nessun tipo di fastidio anche in ambienti silenziosi. Inoltre la tastiera offre delle funzioni secondarie attivabili tramite il pulsante FN se tenuto premuto e tutte le funzioni secondarie sono presenti sui pulsanti da F1 a F12. Più in basso troviamo posizionato il trackpad, ovvero il mouse integrato con i pulsanti destro e sinistro, e porta con sé alcune funzionalità aggiunte tramite gesture, di cui zoom in e zoom out durante la visualizzazione delle immagini, pinch in e pinch out durante la visualizzazione delle pagine web oppure di un documento di testo e lo scrolling con due dita contemporaneamente verso l'alto o verso il basso durante la navigazione delle pagine web oppure la visualizzazione di un documento. Parlando del design di HP 250G4, nella parte superiore troviamo una texture sgrinata con logo HP posto al centro. Grazie a questa texture sgrinata, in trasportabilità il computer e la presa è ben salda e non molto scivolosa. Nella parte bassa, dove è situato il trackpad, troviamo una texture con effetto brillantinato in tanti piccoli rombi che va a brillare in particolar modo alla presenza della luce. Nella parte bassa, situata sotto al display, troviamo un leggero rialzo che fa riferimento alla batteria e sulla scocca, dove è presente la tastiera, troviamo il pulsante per l'accensione e lo spegnimento del computer. Come ho già detto all'inizio del video, HP 250G4 è un computer non molto esigente ma dalle buone caratteristiche e con sé non solo porta l'architettura 64 bit
ma è accompagnato da un processore Intel Celeron N3052 a core, da 1 GHz SSD accompagnato da 4 GB di RAM DDR3, un hard disk da 500 GB, un display da 15.6 con risoluzione Full HD da 1366x768 pixel con retroilluminazione e antiriflesso, un modulo Wi-Fi BGN802.11, un modulo Bluetooth in versione 4.0 e una batteria a ioni di litio a 3 celle da 2200 mAh. Il tutto fanno girare Windows 10 Enterprise 64 bit e grazie al processore Intel Celeron N3052 Core da 1 GHz SSD la gestione del multitasking è molto veloce e affidabile e non crea nessun tipo di ricaricamento con il passaggio tra un'applicazione all'altra. Parlando dei display, abbiamo un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1366x768 pixel con retroilluminazione e antiriflesso. I colori sono ben saturi e bilanciati e sotto la luce diretta del sole non si ha nessun tipo di problema nella visualizzazione dei contenuti, ma ad inclinazioni accentuate abbiamo una piccola variazione di colore. Parlando del comparto fotografico di HP 250G4, avendo un sensore VGA da soli 2 megapixel, per quanto riguarda la qualità sia delle foto e sia dei video, anche in buone condizioni di luce purtroppo non è delle migliori, e lo potete notare da questi sample a seguire. Per quanto riguarda il comparto audio di HP 250G4 e grazie ai suoi due altoparlanti posti nella parte inferiore del computer riescono a dare un audio di buona qualità e a volumi accentuati non tende nemmeno a distorcere, per questo vi ho preparato una prova audio, andiamo ad ascoltarla insieme. Parlando delle connettività invece, al suo interno troviamo un modulo Wi-Fi combo BGN802.11 che una volta agganciato alla rete internet riesce a garantirci una buona stabilità ed un'ottima navigazione in internet. Inoltre su questo HP 250G4 non solo è presente il modulo Wi-Fi ma abbiamo anche un modulo Bluetooth in versione 4.0 che anche lui riesce a garantirci una buona stabilità con i dispositivi a cui è connesso. Per quanto riguarda la navigazione in internet utilizzando Google Chrome, il rendering delle pagine è abbastanza veloce e riesce a seguire molto bene i nostri movimenti come lo scrolling delle pagine e con il passaggio tra un tab all'altro non crea nessun tipo di ricaricamento. Su questo HP 250G4 sono riuscito ad effettuare alcune prove che riguardano il gaming, però voglio dirvi sin da subito che questo computer non è stato progettato per questo, però grazie al processore Intel Celeron N3052 Core da 1 GHz SSD sono riuscito ad avviare Network Speed Most Wanted in pochissimi secondi ai massimi dettagli, la giocabilità era buona senza nessun calo di frame durante il gioco. Parliamo dell'aspetto più importante, ovvero la batteria. In dotazione ne abbiamo una rimovibile a 3 celle a ioni di litio da 2200 mAh, che con un utilizzo molto molto intenso, di cui visualizzazione dei video, ascolto musicale, editing dei video e navigazione in internet, sono riuscito a coprire ben 5 ore di autonomia, che non è poco. Mentre invece per quanto riguarda i tempi di ricarica, dal 0% al 100% impiega circa 2 ore. Parlando della disponibilità di HP 250G4, lo si riesce a trovare negli store online come Amazon e eBay.it e si piazza sulla fascia di prezzo tra i 250 e 300 euro circa, con Windows 10 Home preinstallato. Bene amici di Medico Snake, siamo giunti alla fine di questa video recensione e per avere altre informazioni su HP 250G4 e il link d'acquisto sono online da oggi sulle pagine di medicosnake.attervista.org. Il link per andare direttamente all'articolo lo trovate qua in alto a destra nelle informazioni e nella descrizione del video. Insieme a tutti gli altri link per seguire Medico Snake sui vari social, insieme a pulsantino per iscrivervi al canale e per lasciare un mi piace. Voglio ricordarvi che facendo la condivisione del video, lasciando un like e lasciando un commento, aiutate il canale Medico Snake a crescere. Per Medico Snake, Raffaele Mauriello.